Mamma mia, che cos'è quella? È zoppata! Dopo una zucchina dimenticata. Col cetriolo, cosa si fa col cetriolo? Si taglia la testa e poi si fa così. E perché? Per togliere la mano. Vedete che esce. Esce un liquidino bianco, forse si vede. Sì. E questa è l'amaro, si toglie così. E si fa quindi anche dall'altro lato? Ma no. Basta farlo da un lato. Vedete, piano piano, vedete tutto quello bianco che esce? Sì. Toglie tutto l'amaro. Questo le signore anziane fanno molto molto bene. Purtroppo sono tutti sapere che stiamo perdendo. Così invece di togliere la buccia perché è poco digeribile, eccetera, a parte che è poco digeribile, dipende. Io lo sbuccio. Al supermercato che è stato un mese fermo, chiaro che è più amaro, però facendo così. Ciao a tutti! Dovete sapere che qui sulla zona del lago di Bracciano ci sono diversi mercatini. La domenica ce n'è uno a Trevignano che vi ho fatto vedere quando ho parlato di Trevignano, vi metto magari il video qui. Poi ce n'è uno a Anguillara, tipo mercatino delle pulci. E poi a Bracciano c'è il venerdì il mercatino contadino, con tutti i prodotti della zona. Ci sono diversi banchetti con dei prodotti della zona, formaggi, frutta, verdura, alcune cose di artigianato tipo saponi, marmellate, eccetera. E oggi io vorrei portarvi a vedere questo mercatino, perché in questo mercatino contadino c'è una ragazza che si chiama Stella e lei e il suo compagno hanno questo banchetto di prodotti che vengono dalla loro fattoria, la fattoria Fortebraccio, che è una fattoria particolare perché ha tutti i prodotti biologici, ma comunque ve lo spiegherà meglio lei. E però appunto oggi vi porto a vedere il suo banchetto e a conoscere Stella per la serie dei video che ho intenzione di realizzare riguardo al come si vive nei piccoli borghi, nei piccoli centri. E quindi buona visione. Ciao ciao. Sta preparando adesso il suo splendido banco di cose tutte naturali, perché vengono tutte dal suo orto. Stella. Però quello che mi piace quando vengo qua a prendere le cose da lei è che lei c'ha sempre, anche d'inverno, mette sempre qualche fiore di stagione ed è splendido, anche solo alla vista. Questo mi piace molto. Poi mettiamo quello col fiore. Che bello. Quest'anno come state? Dopo, prima di andare via, faccio un po' di spesa pure io. Che belli. Va bene il colore, eh? Stupendo. La bellezza pure fa bene. Ah, certo. Mangiare la bellezza, prenderci cura di noi. Mangiare cose diverse. E praticamente è completata l'opera e adesso inizierà il mercato. Però prima noi iniziamo il nostro, cioè proseguiamo un attimino il nostro video. Allora, lei è Stella della fattoria Fortebraccio. Buongiorno. Buongiorno Stella. Però non ve la presento io, si presenta da sola perché è bravissima a spiegare tutto quello che fa. E quindi vai Stella, tu e il tuo compagno avete una fattoria? Una microfattoria all'interno della macchia di Bracciano. Ci teniamo a dirlo perché facciamo una coltivazione naturale, nel senso che non utilizziamo nessun prodotto chimico né pesticidi, ma nemmeno quello che viene consentito nel biologico, il verde rame noi non l'abbiamo mai messo sui pomodori. Come riusciamo a sconfiggere
l'attacco di afidi o di cimici o le malattie che spesso vengono alle verdure, le sconfiggiamo ricreando un ecosistema, e cioè che piantiamo per consociazione, cerchiamo di abbinare le verdure e la frutta e i fiori che vanno bene l'uno con l'altro e che quindi si aiutano a crescere meglio, e in più cerchiamo di attirare il più possibile gli impollinatori e anche le coccinelle, perché le coccinelle, così belle e così aggraziate che ci sembrano, in realtà sono delle divoratrici di afidi, e che richiamandole attraverso una coltivazione molto biodiversa con tante differenti colture riescono a, appunto, a mangiare tutti gli afidi che di solito attaccano biete, broccoli e tante altre verdure. E quindi voi fate una coltivazione naturale, per cui stagionale? Stagionale, certo, stagionale per forza, perché seguiamo quello che la natura vuole. Ad esempio quest'anno sappiamo tutti che c'è stata la grande gelata di aprile, noi aprile avevamo piantato le zucchine dicendo dovremmo piantarle prima quest'anno, invece no, tutte morte, ma non c'è problema, seguiamo la natura, cerchiamo, ecco, quello che stiamo facendo, noi utilizziamo diverse metodologie, dal sinergico alla permacultura con la pacciamatura, e non lavoriamo il terreno, quindi la pacciamatura è una tecnica per cui si fanno dei cumuli, la terra non viene lavorata più di tanto perché si cerca di mantenere l'humus e di ravvivare l'humus attraverso lombrichi, ma che non mettiamo noi, ma che si formano da soli, e poi ricopriamo il terreno con la paglia, sia per evitare le infestanti, cioè cercare di contenere la crescita degli infestanti, e poi per mantenere più umidità nel terreno, per cui non c'è bisogno di innaffiare e sprecare tanta acqua, si innaffia, ma il terreno viene mantenuto umido grazie a questa pacciamatura di paglia. Fantastico. E quindi, allora, queste belle zucchine che vedo qua e che hanno i fiori di zucca, però sono lo stesso, vengono lo stesso da voi, dal vostro... Certo, certo. Quindi alla fine qualcosa siete riusciti lo stesso a salvare, nonostante sì, la gelata. Certo. Diciamo che quello che volevamo cercare di fare era anticipare, perché avevamo visto l'anno scorso che se l'avessimo piantate prima ce l'avremmo avute prima. Purtroppo la natura segue le sue leggi, e la cosa interessante che stiamo cercando di fare è, abbiamo cominciato 2 anni e mezzo fa, quindi questa è la terza stagione, stiamo sperimentando e stiamo conoscendo il nostro microclima specifico. Mm-hmm. Più lo conosci, più ci vivi, più ti rendi conto di cosa puoi coltivare e quando coltivarlo, e questo è molto importante soprattutto in un periodo storico come questo, perché che tanto se ne dica, il cambiamento climatico c'è, è un'evidenza scientifica, e chiaramente porta anche dei problemi a noi agricoltori, soprattutto piccoli produttori. Li porta a tutti, quindi figuriamoci a voi che siete in diretto contatto. In diretto contatto, e quindi quello che dobbiamo cercare di fare è fare continuamente ricerche, sperimentare per cercare di avere un comportamento resiliente rispetto alle coltivazioni e rispetto ai tempi che cambiano. Voi coltivate anche, io spero di fare poi un video direttamente nella vostra fattoria, ma mi dicevi che coltivate anche fiori. Sì, coltiviamo fiori recisi da mazzo, abbiamo seminato ad esempio papaveri, gli statice, le zinnie, la cosmea, bocche di leone, e coltiviamo anche fiori edibili. Ad esempio, sì, vi faccio vedere quelli che si mettono nell'insalata, giusto? Si mettono nell'insalata, ma in realtà tanti consumatori e clienti mi stanno mandando tantissime ricette. Ad esempio, nella cassetta della scorsa settimana abbiamo messo il farinello, che è un'erba spontanea, e lo consigliavo con il riso. Fare un risotto di farinello, che è un'erba spontanea, che è come lo spinacio, e loro l'hanno condito e hanno messo i narcisi sopra. E si chiamano questi? Nasturzi. Nasturzi, detti anche in francese capucine. Voilà, perché infatti io dicevo, le conosco come cappuccine, perché era un miscuglio tra quello che, come le chiamava mio papà e come le chiamava in italiano mia mamma, che hanno delle foglie che sembrano un po' delle foglie di
cioè hanno un colore del cavolo praticamente, sembrano del cavoli le è foglie, vero, è vero? È vero, perché hanno 4-5 petali e quindi sì, gli assomigliano molto. E queste si mangiano sia l'insalata, tutto e anche le foglie. Apposta. Mi danno questo sapore, io dico un po' ravanelloso perché c'è un po' di piccante, sì. Ma c'è anche tanto profumo. Quando lo mangi, pepato un pochino, un pochino pepato. Esatto. Quando lo mangi ti esplode in bocca. Ok, perfetto. E quindi voi avete questi fiori e... perciò coltivate sia fiori da vaso che fiori edibili, quindi che si possono mettere in varie ricette, e avete delle cose un po' particolari. Ad esempio io qua avevo visto le zucchine gialle tonde, che sono particolari, a parte per la bellezza, perché anche il colore e la bellezza vuole il suo, cioè l'occhio vuole la sua parte, però si possono fare sia in umido, sì, al vapore, sia tagliate a rondelle e appena appena saltate, vero? Assolutamente sì, ma anche crude. Anche crude, le consigliamo, anche crude sono buonissime in insalata, ad esempio questa qui lunga la grattugiamo con la julienne. In insalata crude con olio, sale e poi chi vuole. Io consiglio un po' di aceto di mele, che è un po' più delicato e così il sapore rimane. E le tonde invece si possono fare ripiene. Ad esempio le facciamo ripiene con la bieta, la cipolla fresca, tutto ripassato in padella e poi sopra un pochino di primo sale dei Gentili, che sono altri produttori locali che stanno qui al mercato contadino. E si mettono in forno a quanto e per quanto tempo? Per 20 minuti, 25 minuti, dipende dai forni, questo dipende dall'elettrico, a gas, ma l'importante è controllare con la forchetta che si infili bene. A noi piace non cuocere le verdure più di tanto. Che rimangono le proprietà. Un po' di croccante, sì, perché così rimangono le proprietà. Okay. Purtroppo siamo abituati culturalmente al fatto di mangiare la zucchina lessata, okay. Tutto lessato, così tanto lessato, come quando lo metti nella pasta che non senti più niente. No, infatti io l'altra volta ho detto adesso, su consiglio del tuo compagno, tagliate a rondelle, ma appena saltate, cioè proprio... erano ancora belle croccanti, quasi crude, diciamo. Meraviglia. Ed erano veramente buone, ma semplice, spaghetti con queste, un po' d'aglio, un filo d'olio, stop, buonissimo. Oppure se uno ci si vuole mettere un po' di più, fare le tonde a rondelle, grigliate, anche in forno l'ho fatte, e poi metterle sotto olio, sale e menta. Fantastico, brava. Poi, queste qua invece che cosa sono? Che queste sembrerebbero cetrioli carosello. Sono cetrioli carosello, ci sono diverse, queste due diverse dimensioni. Sembrano dei piccoli cocomeri. Infatti. E sono anche conosciuti come cetrioli pugliesi. Sono un po' differenti, appunto, sembrano come dei cocomeri, dolcissimi. Ok, quindi questa è un'altra cosa. Poi tu, allora, questo è, come vi ho già fatto vedere prima in apertura, il suo splendido banchetto molto colorato, molto caratteristico, ha sempre i fiori. Queste sono, mi dicevi? Questi sono basilici, cioè il basilico cannella, il basilico regina della Thailandia e il basilico viola. Ed è bello, l'altro giorno ho provato, perché provo sempre le ricette prima di proporle, ho provato a fare un pesto misto di questi tre basilici ed era favoloso, spaziale, si sentiva anche la cannella. Fantastico. L'ho fatto con i tagli d'aglio e non con l'aglio, perché certe volte i pesti, per alcuni tipi di verdure, se uno vuole mantenere il sapore, è meglio non mettercene troppo, perché l'aglio comunque prende tanta parte. Certo. In questo basilico in particolare l'avevo fatto solo con i tagli d'aglio, oppure si potrebbe provare in alternativa un po' di cipolla fresca. Ma qual è quello che ha il gusto più intenso, diciamo così, più forte? Il basilico cannella. Bellissimo, dopo lo prendo. Benissimo. Alla fattoria voi fate anche corsi di erbe o no? Facciamo anche corsi di riconoscimento delle erbe spontanee, laboratori didattici, quest'anno abbiamo pure aperto gli aperitivi nell'orto tutti i venerdì. Quindi chiunque ci senta che è nella zona di Bracciano è invitato, ovviamente bisogna prenotarsi, vi si può trovare, voi avete un sito? No, per ora no, abbiamo solamente la pagina Facebook dove c'è il mio contatto, mi potete chiamare direttamente, sia che vogliate venire a visitare l'orto,
ci fa sempre piacere, sia che siate interessati a qualcuna delle attività che proponiamo. E il tuo contatto, se ti vogliono cercare, devono cercare che cosa? Fattoria Forte Braccio. Fattoria Forte Braccio. Benissimo. Ok, allora ti ringrazio. Un arrivederci alla fattoria. Una buona giornata e adesso io chiudo il video e faccio la spesa da lei, perché tutto l'inverno ho fatto la spesa da lei e mi aveva dato delle cose buonissime, ho conosciuto delle cose che non conoscevo nella mia totale ignoranza e quindi vi salutiamo. Ciao. Grazie mille. Ciao. Buona giornata.